Buonasera amici, benvenuti al Salottino Blues. Portiamo dei musicisti qua al Salottino e questa sera abbiamo Paolo Fornara. Buonasera. Ciao Paolo. Allora, il mondo del blues. Esatto. Da dove nasce questa passione? Ma allora, la passione per la musica è sempre stata di famiglia, perché suona anche mio padre la chitarra, per cui qualche chitarra in giro per casa c'è sempre stata. Ah, ok. Ho iniziato verso i 12-13 anni a suonare il basso, proprio per suonare con lui. Poi un giorno, spulciando nei suoi CD, mi è capitato in mano un CD, dicevo, bella sta copertina, tipo di profilo, cappello da cowboy, Stratocaster. Metto su, era Cold Stand Weather di Stevie Ray Vaughan. Niente di che. E da lì basta, da lì sono partito con la chitarra, mi ha fatto vedere i primi accordi di mio padre, poi da lì grande stile, tutto. Eh? Sì. Steve Ray Vaughan aveva uno stile pazzesco, esatto. questo modo di suonare, beh, era il blues texano, no? Sì. Quel bel blues del Texas, peccato averlo perso così giovane. Sì. Quindi i tuoi studi da autodidatta oppure? No, principalmente da autodidatta, okay. Poi verso i 18 anni ho preso per qualche mese lezione, però poi ho sempre continuato da solo, okay. Solitamente ancora oggi mi appoggio a Trufire, che è una piattaforma americana, ci sono vari corsi di tutti i generi, sì. Vari livelli, e uso quella. Sì, molto bella. Io vado a rubacchiare ogni tanto quando mi serve qualcosa, così, ma proprio per rubacchiare, per divertirmi. C'è uno youtuber americano veramente strabravo, che è molto bravo, Marty Music. Ah, ok. Allora, non vado proprio a rubacchiare, vado a vederlo perché mi diverte un casino. Cioè, è un personaggio. È un bel personaggio, una bella mano, no? È bello sciolto, allora mi piace vederlo. Beh, poi oggi YouTube regala tante cose. Sì. Una volta ci avevamo un tubo. Esatto. E invece oggi, grazie a YouTube, vedo che ci sono anche tantissimi youtuber che fanno didattica, no? Ce ne sono veramente tanti. Io non sono capace, quindi neanche mi ci metto. Non è semplice riuscire a far oggi, con tutta la concorrenza che c'è, a far contenuti, secondo me, di qualità. Sì, ce n'è sempre meno. Sì. Ne sono nati e cresciuti tantissimi. Fortunatamente poi, vabbè, YouTube poi da solo la gente nasce e muore, no? Perché sì. Poi è difficoltoso tenere in piedi un canale e farlo crescere. Tanti spariscono quando vedono che non superano i 300-400 iscritti, vedono che mollano, no? Pensano che sia tutto semplice. E poi rimangono quelli un po' di nicchia, tipo Claudio Cicolini, che è uno di didattica, è veramente molto bravo. Bello, mi piace il tuo approccio sul blues. Tu suoni prevalentemente digitale o analogico? No, prevalentemente analogico. Ovviamente il digitale ha la sua comodità, la sua praticità, per cui non posso negare che non lo sfrutto, sia in casa che in sala prove, anche per qualche live. Bene, sì, sono d'accordo. Io vivo in un gruppo Telegram, siamo 8 ragazzi, 8 amici di vecchia data, e loro sono molto sul digitale, eccetera. Io intanto li prendo un po' in giro, no? Dico, va dai ragazzi, su. Digitale, tutto piatto, un suono di merda, non vale niente, caso, si infoiano, però io sto scherzando, prima o poi glielo dirò, guardate che mi sono però no, anch'io faccio come te, cioè, prevalentemente analogico quando sono un po' nel mio studio qui, però se devo suonare fuori altrove, oppure registrare a volte su YouTube, digitale, comodo. Sì. Poi oggi siamo arrivati a un livello altissimo. Sì, non è più come 20 anni fa che c'era il pod rosso che era una zanzarata nelle orecchie, adesso la qualità è un po' diversa. Sì, ci sono le case, sono cresciute tanto e anche con dei costi, dai, non, senza spendere grossissime cifre, si riesce a portare a casa degli ottimi prodotti. Sì. Io ho visto poco fa, è stato qui qualche tempo fa, è stato qui Chris Mantello, è venuto qui con un mini camper, 699 euro, caspita, suoni pazzeschi. E quindi dai, prima dovevi spendere forti soldi, sì, per portarti a casa qualcosa di buono digitale. Oggi riusciamo a portarci a casa anche dei bei mod, delle pedaliere interessanti, dove possiamo trovare qualcosa di buono. Sì, forse rispetto a qualche anno fa c'è anche un po' più la durata nel tempo, cioè magari prima la prendevi, dopo 2 anni suoni
erano terribili quando usciva qualcos'altro. Adesso sono un po' più sistemata questa cosa, riesce a usarlo anche un po' di più un prodotto, secondo me. Digitale. Sì, si è accorciata la cosa. No? Le case costruttrici hanno trovato un buon equilibrio. Senti, il tuo chitarrista preferito, quello che poi ti ha fatto scattare la molla? Steve Vaughan, proprio su tutti. Penso che da quando ho 15 anni non ho passato un giorno della mia vita senza non sentire una sua canzone. Ah, però, da sempre. Proprio... Infatti finalmente quest'anno, dopo una vita, riuscirò ad andare in Texas, ad Austin. Ah! Di base sarà un tour dei suoi posti. Bello! Cazzo, vecchissimo! Sì. Cioè, quei posti lì sono casa madre blues, proprio sì. Allo stato puro. Quindi farei la 61? Ah, quello non lo so ancora, non mi sono ancora informato bene. Allora mi muoverò tra il Texas e la Louisiana. Ecco, allora ok. Allora io... Tra virgolette ti consiglio proprio fare la Highway 61, che è proprio quella che parte dal Nuovo Messico, quindi dal Golfo del Nuovo Messico, quindi proprio dalla Louisiana, dal Mississippi, e porta su fino a Chicago. Quindi taglierai Memphis, taglierai Carlade, e la E61 è quella che incrocia poi a un certo punto Crossroad, c'è okay. Proprio l'incrocio famoso di Robert Johnson. Beh, ti invidio un pochino, Macchina o moto? No, macchina. Macchina, quindi, ok, noleggerei un'autovettura. Sì. Sarebbe figo in moto, però. Sì, purtroppo non so andarci, però sarebbe interessante. No, pensavo che magari sei con un Harley, sarebbe... Però auto, vabbè, poi lì noleggiamo di quelle macchine. Sì. C'è di tutto di più, Quella più grossa per noi è la più piccola per loro. Per... È vero. Anche se ci siamo un po' ridimensionati sia noi che loro. Prima c'era proprio una grande diversità, no? Andavamo in giro con la 500 e loro andavano in giro con la Mustang. Oggi anche noi abbiamo macchinoni abbastanza importanti, non certo a quei livelli. Bello, il mio bot. Quindi, questa è la tua chitarra di sempre o hai iniziato con un altro tipo di chitarra? No, è con me da quando ho più o meno 15 anni. Bene. Forse la prima su cui ho messo le mani è una semiacustica di mio padre, che è una Echo, dovrebbe essere del 74 o del 76. Che ogni tanto mi capita ancora di suonicchiare. Però è completamente a cassa vuota, per cui è un po' di inneschi, un po' di problemi. Feedback. Però questa, poi sono passato. Ho avuto una. Aspetta, adesso non mi ricordo. Ah, ok, una SG Special. Che l'ho tenuta per qualche anno, poi l'ho venduta. Poi ho avuto una Les Paul Traditional. No. Che anche quella è rimasta con me qualche anno. Poi sono passate altre Strato, Telecaster, che ne ho avuto in infinità, le ho sempre rivendute tutte perché purtroppo ho capito che non è la mia chitarra, per quanto sia bella. Eh no, se poi fai Steve Ray Vaughan Telecaster no. Bella, però c'è qualcosa che almeno per me non mi comincia in fondo. Poi ho una Strato Steve Ray Vaughan Signature. Un po' particolare perché ho venduto la Les Paul Traditional che avevo, l'ho permutata con questa e sono andato in pari perché il precedente proprietario gli ha fatto un relic praticamente osceno sulla vernice, perché? Però è la poli, per cui terribile il relic. Niente, mi sono armato di pazienza, tirata a legno, però l'ho fatta riverniciare Olympic White come la Scotch di Steve Ray Vaughan, che è un'altra chitarra che sì. Me fa impazzire. E adesso col tempo, dopo un 7-8 anni, è bella ingiallita, la vernice è iniziato a sparire in un po' di punti, tutto naturale. Perché fanno le cavolate? Io non li capisco. Allora, a me il relic non piace, già di mio. Ho un paio di chitarre che ho comprato, ma due eco relic che ho comprato, la Telecaster e una Strato, ma perché ero proprio curioso di provarle. Poi, alla fine, le ho pagate veramente poco, divertenti, molto leggere, le ho tenute. Non sono il massimo delle chitarre, però sono divertenti quando devi portarti dietro un muletto, ti porti dietro quella e buonanotte, no? Però il relic proprio non mi fa impazzire, almeno che non l'hai fatto tu, cioè nel senso non apposta, cioè, sì. Suonandola si invecchia usando sempre quella, ti è caduta, la gibolla, esatto, questa qua c'ha più segni, non so, sembra che gli hanno sparato questa chitarra, però gli fa suona naturale. Però sono, cioè, non è più relic, ma è usata, sì. Cioè, è tuo, cioè. Mentre invece i relic, poi ci sono alcune case costruttrici che li fanno veramente fa cagare. Devono avere un senso, secondo me, se no non ci siamo. Io ho visto su un catalogo una vintage, marca vintage,
Mazza, te fanno un relic che è orribile. Sì, bruttino. Bruttino, sì. Sembra quasi le macchie di una mucca più che un relic. Non è, cioè, non è convincente. Non farlo, per lì ce le normali. Poi non suonano male come strumenti in sé, no, per il prezzo, però... Qualità-prezzo ci siamo, sì. Le vintage, pensa che io nell'82 da Gino, strumenti musicali, comprai, che poi all'epoca non si chiamava vintage ma Vantage, giapponese, e somigliava un po' a una SG, e poi sono diventate vintage, se, non so se è fallita la Vantage, poi comunque è diventata, poi nel cammino è diventata vintage, non più made in Japan, chiaramente, costano molto poco. Però non sono male, perché posso che le meccaniche usano tutta roba di Wilkinson. Sì, esatto, sì. Sì, sì. Non è malvagio, eh. Anche se ultimamente è venuta fuori l'Harley Benton, che ha un po' destabilizzato il mercato low cost per un periodo di tempo. Poi gli altri non sono stati a guardare. Aspetta che adesso... Sì, diciamo che un po' come digitale anche adesso. Bravo. Magari 20 anni fa una chitarra low cost... dovevi un po' pregare quello portai a casa a volte. Adesso per il prezzo tante marche non sono dignitose, non ti rubano assolutamente niente. Sì, ci siamo, dai, le Epiphone fanno delle discrete chitarre, le Squire, se poi vai sulle Classic Vibe non costano tantissimo e hai delle chitarre veramente buone. Per uno che vuole approcciarsi all'inizio non, sì, non deve spendere il capitale, c'è qualcosa. Un po' meno sugli amplificatori, tu cosa usi? Allora, li ho passati di ogni, dal classico Throat Deluxe, Fender Blues Junior, che ho usato per un sacco di anni, ho Orange Rocker 30, Marshall GCM 2000, Fender Twin, e poi negli ultimi anni mi sono avvicinato alla Blackstar per un chitarrista, diciamo, della nuova generazione che apprezzo molto e seguo, Jerry James Nichols, che quando è saltato fuori ho detto, cazzo, finalmente c'è qualcuno che è originale, c'ha qualcosa da dire. E lui ha sempre usato Blackstar anche dei suoi signature, per cui prima ho preso un 20 watt valvolare, stupendo, comodissimo, super dignitoso, e poi adesso sono passato da più o meno 6 mesi alla serie St. James con le L34 50 watt, splittabili a due, più c'è un altro split che, da quello che ho capito, ogni, indipendentemente dal volume a cui tu sei, lui ti spinge le valvole al massimo. Ah! Una roba del genere, c'ha le uscite bilanciate per andare nell'impianto, c'ha le simulazioni di cassa che puoi impostarti dal computer, per cui volendo tu con 6 kg di testata vai ovunque. Bellissimo! Comodissimo, mangia pedali eccezionale, c'ha il suo canale crunch che ricorda un po' il Vox, anche lì i pedali vanno a nozze, per cui per ora sono a posto. Poi, poco peso! Dei chitarristi... Se meglio di me sembra essere strano, perché per ora sono a posto, sì, magari domani già cambiato idea. E quella è un po' una parola, siamo a posto è una parola veramente grossa, devo dire la verità. È come dire quando compri una chitarra, oh, questa è l'ultima, Sì. È la bugia più grossa del mondo, cioè, non è vero, non sarà mai una chitarra. Io i miei pedali, non so quanti Tube Screamer ho comprato, rivenduto, non so. Guarda, anch'io sono passato veramente dai Ibanez e TS9 ai Boss. Adesso ultimamente sto provando, ultimamente sarà già 3-4 anni che sto usando questi TC Electronic. Non sono malvagi per il costo che hanno, lavorano molto bene. Non so quanto dureranno, probabilmente li cambierò ancora. Cioè, perché così ce ne siamo brutte bestie. Sì. Cioè, abbiamo, sì, sì. Quando poi ci sarà la gas o la scimmia, non puoi farci niente. Finita. Cioè, spendiamo un fracco di soldi, ma va bene, cioè, non ci divertiamo. Che c'è da dire che anche sui pedali adesso, ogni tanto, anche banalmente su Amazon, trovi di quelle robe a un prezzo ridicolo e poi le attacchi, dici, ah, pensavo che non suonasse neanche per il prezzo, invece mi lasciano stupito. Sono d'accordo, hai ragione. Ci sono questi pedali poi piccolissimi, sì, no? Che ti portano via uno spazio ridicolo in pedaliera. Anch'io ne avevo presi un paio, forse ce n'ho ancora uno in giro, non mi ricordo, ne avevo piccolissimi, proprio per provarli, rimasto scioccato, cioè, c'era uno che si chiamava Blues qualcosa, ho detto proviamo, aveva un suono crunch che era fighissimo, cioè, avevo pagato 19 euro. Io ho avuto un clone del Clone Centaur da 19 euro e poi ne ho uno che l'ho pagato intorno ai 180, 9 volte su 10 preferisco quello da 19 euro. Poi non so quanto durino. Sì, esatto, però
Però funziona. Diciamo che a settaggi estremi, ok, inizia ad avere qualche problema. Finché lo usi come busto, a settaggi normali fa il suo, fatto bene. Anche se io sono uno abbastanza di suoni clean, infatti adoro gli amplificatori col doppio cono da 12 pollici, perché il clean con il doppio cono è la morte sua. È la morte sua, no? Quindi il clean io lo adoro molto di più. Però quando devo andare sul crunch non sono uno di quelli che va a cercare quei pedalini iper super distorti, overdrive eccetera. È sempre puntato appena appena, cioè senti quel giusta distorsione ma non aggressiva, anche perché il genere musicale è quello. Sì. Non faccio Metallica, quindi a quel punto ti servirebbe, non so, il super metal distortion della, che è un disastro quel pedale. Io non so se l'hai mai visto, quello nero della Boss. Sì. Già 3000 tastine, si capisce. Già la faccia è cattiva. Già la faccia è cattivissima, non so quanto suoni forte. Bene, in programmazione, serate. Ma allora, al momento stiamo finendo di rifare tutto il repertorio con una nuova cantante. La band si chiama Double Track Band e principalmente ci spostiamo tra Texas Blues e tutto ciò che ci gravita intorno di blues, southern, anche qualcosa di rock anni 60, come non so, Janis Joplin, Creedence. Ah, figo! Sì, veniamo più o meno tutti da lì come genere, quello che amiamo. Stiamo finendo di ultimare il repertorio e la prima data sarà il 21 dicembre al The Cave a Gallarate. Ah, perfetto! Se vi riusciamo nel salottino verremo a vedervi. Molto volentieri. Quindi, abbiamo già parlato che siamo già a dicembre. Senti, pezzi tutti chiaramente cover, qualcosa di inedito avete idea? No, al momento no, sono tutte cover ma comunque direi quasi totalmente riarrangiate, sì, molto poco quello migliore. Che esatto, che seguiamo l'originale. Anche per un fatto che comunque il blues è un genere che comanda molto l'improvvisazione, secondo me eseguire un brano blues identico all'originale, forse non hai capito bene il blues. Bravo. Esatto. Bravo. Forse non ne hanno scritte così tante di canzoni blues, ne hanno interpretate tante. Bravo. Allora, io non più tardi di questa sera ho sentito un gruppo su Facebook, gironzolavo, ogni tanto gironzolo tra TikTok, mi piace ascoltare gli altri, imparo dagli altri, e c'era un gruppo che stava suonando un pezzo di B.B. King. Allora, io, come dici tu, quando suono i pezzi degli altri, quindi cover, ci metto sempre del mio, perché comunque è blues, no? Ci metti del tuo. Non suono niente di B.B. King. Mi viene difficile metterci qualcosa di mio in pezzi di B.B. King, no? Questi invece hanno fatto un pezzo incredibile di B.B. King e a un certo punto il solista ha fatto il pezzo di assolo paro paro, guarda. E poi ci ha messo un pezzo del suo. All'inizio l'ho apprezzato, ma verso la fine ho detto io non l'avrei mai fatto, non so, mancanza di rispetto, non lo so, ci stava, è molto bravo, un chitarrista fenomenale, ma il contesto non ci stava in quel pezzo lì. Cioè l'assolo era figo, dentro nelle note, negli accordi, preciso, proprio niente, nessuna sbavatura, ma a parer mio personale nel contesto non ci stava, era un po' come quando sai la puntina stridola su. Il disco. Mia moglie l'ha sentito in foto. Bravo, suonato bene. Poi mi ha guardato in faccia e fa: non ti piace? Non l'avrei mai fatto. È capito anche a me con mia moglie quando sentiamo qualcosa di nuovo. Mentre invece, vedi, io sono uno che adora fare i pezzi di Clapton. E parto iniziare a fare come Eric Clapton, però poi ci metto del mio, ma con Clapton ci sta, perché lui è sempre stato un improvvisatore pazzesco, un musicista tutto tondo. Invece alcuni pezzi, come fare alcuni pezzi di David Bowie, viene difficile metterci del mio. Sì. Ci sono alcuni musicisti che non riesco proprio, quindi o lo faccio uguale o non lo faccio. Quindi B.B. King ho scelto proprio di natura di non farlo mai e non lo faccio mai. Sì, ho visto con la band, abbiamo messo inserito qualche pezzo di Gary Moore, che è un chitarrista che apprezzo tantissimo, ma obiettivamente ascoltando bene non è proprio nel mio modo di suonare, nelle mie corde, perché ho fatto fatica a riuscire a entrare in quell'ottica prima di tirar fuori qualcosa di carino. Sì, era, ecco, Gary Moore mi è sempre piaciuto anche a me, però lui era un musicista un po' particolare, cioè il suo modo di suonare era molto tondo, veramente. Come dici tu,
ci devi mettere del tuo, cioè devi fare sempre del tuo, perché fare come fa lui diventa difficoltoso. Ci sono alcuni musicisti che, come dicevo prima, è difficile da copiare. O se li vuoi copiare, però, o li fai proprio bene, o se no li fai come le tribute, le band, non lo so te, a me fa venire l'orticaria. È che non è una cosa che mi fa impazzire. Poi capisco che oggi come oggi sentire le Zeppelin è impossibile, per quello accetto un tributo alle Zeppelin, se fatto bene ovviamente, ci mancherebbe. Chiaro. Però fino a un certo punto anche a me non sono mai stata una roba che mi hanno fatto impazzire. Io le tribute praticamente le vedo un po' come quelli che vanno a scimmiottare, perché ci sono alcune tribute che ho sentito, bravi, suonano molto bene, fanno il pezzo molto bene, e è una tribute del brano. Poi ho visto anche che hanno esagerato, cioè ci sono delle tribute che tu vai là a vederli e dici: ma sei fuori? Cioè, truccati come i Kiss, ma veramente? Cioè, uguale, siamo la tribute, dobbiamo essere uguali, identici. Ecco, lì secondo me perde un po'. Non so, lo vedo come, ovviamente solo un punto di vista, musica talmente ampia, che però è come andare in ufficio, timbrare il cartellino e fare il lavoretto deve essere fatto così. No. Allora faccio del mio. Sì. Cioè, se sono così tanto bravo, lo dico anche a tanti che intervisto, se sono così veramente tanto bravo a riuscire a essere l'ombra perfetta di Gary Moore, vuol dire che sono veramente molto bravo. Perché se sono uguale, se tu ascolti Gary Moore, ascolti me, è uguale identico, allora faccio del mio. Se sono così bravo, faccio del mio. Metto dietro e scrivo. Esatto, vuol dire che hai la capacità per farlo. Ok. Mentre invece l'altra cosa che mi fa venire l'orticaria, lo chiedo a tutti, a tutti quanti, sono i talent. Non lo so, nel senso, l'idea di base secondo me poteva essere anche buona, però ovviamente come in tutte le cose ci devono mangiare sopra. Sì, esatto. Ci devono mangiare sopra, per questo secondo me personalmente sfiorano un po' il ridicolo. Sì. Anche perché la cosa principale secondo me nella musica, che è quello che permette a un gruppo di andare avanti e secondo me di valere qualcosa sul palco, è l'esperienza, la gavetta che ti sei fatto. Se fino al giorno prima eri nella tua cameretta, il giorno dopo sei su un palco, magari un anno ti va bene, ma quando l'onda finisce ti dicono: ok, dai, fammi vederti cosa sai fare. Secondo me lì resti un po' col culo per terra. Sì, poi entri molto in crisi. Allora, io ho avuto qui la fortuna di portare qui un grandissimo musicista, e lui mi diceva: guarda, c'è stato tempo fa che ho fatto diverse serate, si parla appunto dei talent, come dicevi tu, no? Escono dalla cameretta e vanno su un palco. Lui suonava tanto fuori, solo che è arrivato a un punto di fare una tournée in America, ha fatto 13 mesi in America, in 13 mesi lui praticamente ha suonato, mi diceva, 300 giorni, 300 passaggio, quasi tutte le sere. Perché lui diceva: se tu calcoli poi che ci spostavamo da una parte all'altra, no? Io suonavo quasi tutte le sere, 20 ore al giorno però, perché facevi prove tutti i giorni, poi il check, poi suonavi e poi dovevi trasferirti da una parte all'altra, di là ricominciare. Sono arrivato in Italia che io ero completamente esaurito. Fortunatamente madre natura mi ha dato il Covid e quindi ho fatto quel periodo di, triste dirlo, però di lockdown, che a me mi ha salvato la vita, perché io stavo svalvolando. Lui che era abituato a suonare tanto, come dicevi tu prima, questa gente che è abituata in cameretta a fare le prove in cameretta, si trova su un palco, quella sera la fa, ma affrontare poi, infatti poi la maggior parte sono spariti, no? Sì, anche perché secondo me avevano dietro manager o produzioni che non puntano tanto all'individuo a valorizzarlo, puntano solo a guadagnarci, lo spremono e poi via. Sì. Ce ne prendo un altro che ci guadagno di più. Sì. L'altra cosa dei talent che mi piace poco sono i giudici ultimamente. Lì secondo me l'Italia è un tasto davvero dolente. È allucinante. Cioè, io mi ritrovo che sono un musicista fatto e finito, sono su un palco, so cosa vuol dire avere uno strumento in mano, e lì ho seduto quattro personcine che non sanno lacciarsi le scarpe la destra con la sinistra, e sono qua che stanno giudicando me. Poi capita che si spegne l'autotune mentre sono loro a fare i loro concerti e fanno una figura di guarda che non finisce più, no? E cazzo stiamo parlando? Cioè, veramente siete lì? Io capisco
come ho detto all'inizio, 15 anni fa, che c'era Morgan, che quel che si gli dica sul carattere che ama, ognuno ha il suo di carattere, quindi non siamo tutti perfettini, però a livello musicale almeno ha fatto il conservatorio, cioè non puoi dirgli niente su quello. Ha una cultura poi musicale pazzesca, suona un fracco di strumenti, accorda tutti, quindi pianoforte, violino, cioè, veramente. Poi c'era Elio, un altro mostro, cioè Elio Storie Tese è un mostro a livello, e quindi, e poi c'era comunque anche la Maionchi, musicalmente niente, però una talent scout pazzesca, quindi discografica della Madonna, quindi. E in quei periodi forse c'era anche Mika, se non ricordo male, anche lui musicista, una voce strepitosa, eccetera. No, ogni anno che passava. Sì, purtroppo, come mi hai detto, anche una cosa, un'idea che poteva essere bella, come a lungo andare l'hanno rovinata. All'inizio c'era banalità. Come conduttore il figlio dei Pooh, quello lì, dei, chi era quello? Forse ha fatto un appuntato. E poi è arrivato Cattelan, che era cioè, preparatissimo, cioè, e poi adesso poi ha cominciato a mettere dentro chi più chi ne ha, anche lì c'è lì una presentatrice che non vale a niente, né? Vedo una brutta cosa, sì. Qualcuno ha capito che se vuole crescere nel mondo della musica deve cavalcare il palco, sì, esatto. E purtroppo in Italia è diventato difficilissimo, sì, trovare posti per suonare, trovare qualcuno che ti spinge in discografia, è diventato un macello, sono tutti underground, tutti quanti. Hai fatto un sacco di anni, da più o meno 16 fino ai 20, con gli amici di una vita, avere un gruppo punk rock, pur suonando sempre blues nella mia cameretta, rock classico, però abbiamo trovato un genere comune che era il punk rock, facevamo tutti i pezzi nostri, però riuscivamo a suonare in giro anche se eravamo dei ragazzini. Col passare del tempo, fino a prima del Covid, suonavo in una band che da definirei jam band, non avevano scaletta, non facevano prove, saremmo sul palco, avevamo il cantante che era un istrione, quello che gli saltava in mente, ne partiamo. Rock and roll in sol, via. Rock and roll in sol. Però riusciamo a suonare tanto, magari facevamo anche 8-9 serate al mese, è capitato anche di suonare 4 sere di fine in settimana. Da dopo il Covid è diventato un po' più difficile. Precipitato. Di tutto. Purtroppo il Covid ha fatto danni, Peccato. Veramente peccato. Senti, facci sentire qualcosa di questa strada. A parte il colore, ha fatto un colore figo, eh. Su qua il merito di mio padre, l'ha riverniciata tutta lui. Complimenti. Di mezzo Steve Ray Vaughan, no, è andato in tanti. C'è qualcosa che, ma infatti, che... quando trovo qualche chitarrista, diciamo nuovo, non so, chitarristi della nuova generazione che seguo, come può essere, non so, Kenny Way Shepherd, più famoso, ma anche più di nicchia, tipo c'è un chitarrista sudafricano che si chiama Dan Patlansky, che è una roba stratosferica, tutto esaltato dalla mia moglie, dico, oh, senti questo qua, che roba figa. Ma sono sempre uguali, sono sempre quella roba lì. Mi rendo conto che tiro sempre in quella direzione. Beh, ma allora, è normale, credo che sia normale, perché anch'io giretti di volta, ma a parte che chi fa blues, giretti di volta è quello, cioè sì, il blues è quello lì. È inutile che uno che... ci è capitato che sono venuti ad ascoltarmi e mi ha detto, ma tu gira, beh, blues, giro di blues, faccio blues. Esatto. Se vuoi sentire jazz, ci sono altri locali, ci sono altri posti. Cioè, se vuoi sentire Metallica, devi trovare dei gruppi che sono. Ci sono, per esempio, i Giù di Brutto, non so se li hai mai sentiti. Sì. Suonano di brutto, veramente. Cioè, fanno musica rock di quelli che poi il suo bassista ha iniziato con me negli anni 90. Fabio. È un bassista pazzesco, bravissimo, veramente molto molto bravo. Fanno quello, fanno gli ACDC, fanno le Zeppelin, fanno i Deep Purple. Se vuoi sentire quel genere, andare con loro. Esatto. Se vieni a sentire me, senti blues. Senti il classico blues, cioè. È normale che si dice, ma fa sempre quello.
faccio blues. Cioè, come dire, oh ragazzi, andiamo là che fanno una carbonara fantastica. Settimana prossima ci ritorni. Dopo un mese che ci dico, oh, ma qui fa solo la carbonara. Se fa la carbonara fantastica, ma la carbonara. Se vuoi mangiare il pesce, devi andare in un altro locale, no? Sì, anche se diciamo che forse mi ero avuto la fortuna di suonare tanto in Svizzera tedesca. L'ambiente lì è molto diverso, ma anche a livello di band. Qua purtroppo, secondo me, se prendi 10 band blues così a caso, i 9 repertori sono uguali, purtroppo. Che certe canzoni, per l'amor di Dio, ci sta, però altre magari qualcosa di un po' più ricercato, che può più adattarlo, secondo me non farebbe male. Sono d'accordo. Difatti, come dici tu, di blues ce n'è tanto in Italia, eh? In Italia facciamo veramente tanto, sì, blues. E alcuni, è vero, ci somigliamo praticamente quasi tutti, perché siamo rimasti un po' in quella bolla, mentre invece se magari spaziamo un po' di più non ci farebbe male. Ad esempio, un caro amico, Andrea De Luca, lui è pazzesco sulla steel guitar. Ce ne sono pochi in Italia che suonano molto bene la steel guitar, lui, Chris Mantello e poi qualcun altro, ma lui è veramente mostruoso. E ha trovato delle cose divertenti, nel senso che lui poco tempo fa l'ho visto suonare la steel guitar fatta da uno skateboard. Kate, la steel guitar fatta da uno skateboard. Cioè, è uno che esce dagli schemi, cioè, sì, esatto. Non è... Poi ha trovato una chitarra buttata in un cassonetto, una chitarra una vecchia eco acustica, era buttata in un cassonetto, l'ha presa, l'ha tirata fuori, l'ha rifatta tutta e ha fatto una steel guitar. L'ha rifatta tutta, con 4 soldi ha fatto vedere che si possono fare steel guitar. Ecco, è uscito un po' fuori dagli schemi, infatti suona, vabbè, suona veramente tantissimo, parli oggi. Sì, ovviamente... Se non voglio fare il classico ragionamento da musicista, no, è colpa dei locali, mi metto anche nei panni di chi ha un locale, non è più così semplice come una volta magari riuscire a tirare su una serata. Sì, 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 non è facile. Poi vabbè, le classiche domande, quelle non moriranno mai, esistono dagli anni 80, ci sono ancora oggi, no? Quanta gente mi porti, sì. ma mangi qui o vini che avete già mangiato, birra una, ma quelle sono cavolate secondo me, no? Sono un po' quelle scusanti che uno non vuole andare a suonare fuori, no? Perché dice quanta gente mi porti, non lo so, io amici ne ho tanti, mi seguo, se mi seguono ti faccio il pieno, se no, oh, se facciamo il pieno bene, se non facciamo il pieno non mi paghi, tanto vengo a suonare, esatto. Fammi suonare, poi vediamo, no? Quindi quelle sono frasette un po', mi dici, ah, oh, ma io più di una birra non ti do, ma guarda, io bevo una bottiglietta d'acqua, me la metti lì, io quando suono non bevo. Andiamo un po' a sfatare questa cosa che il bluesman deve avere la bottiglia di birra dietro. Bluesman, il musicista in generale, no? Non è più come una volta Guccini che aveva il bottiglione di Barbera. Anche perché le prime 3 canzoni le vedo le corde, poi inizia a essere un po' complicata. Diventa un problema, no? Quindi, acqua, bottiglietta d'acqua, me la porto anche da casa, non ti preoccupare. Cioè, ma perché comunque, come dicevi tu, è giusto. Cioè, oggi come oggi, anche chi ha il locale fa fatica comunque a stare in piedi, perché oggi è diventato un lavoro difficile, no? Sì. Pagare una band, giustamente deve farsi 4 conti, almeno che non è proprio un locale rinomatissimo come il Blue Note, ma vivono di quello, allora ok. Poi a Milano una volta c'era Cavianca, mi sembra, che faceva jazz, il Capolinea che faceva jazz, vivevano solo di quello, ma sono finiti anche loro, hanno chiuso anche loro. È difficile. Sì. La gente non c'è più, poi la gente che segue. Sì, quello è vero. Infatti, una cosa che ho notato tanto in Svizzera tedesca, cioè là anche nel locale più strampalato che mi dà 2 lire, c'è la gente che ti esalta come, non so, sai, il concerto degli Iron Maiden. Ma dai! Ma un disastro, non fai tempo a fare il soundcheck, c'è fiumi di whisky che continuano a arrivare sul palco, e io fermati, devo suonare, pianta di portarmi da bere. Però. Cose che qua mai viste. Ecco, vedi, queste cose qua io non le sapevo. Forse dovrei andare in Svizzera a suonare. Sì, diciamo ora che fai il conto, la strada, il tempo e tutto, lo fai perché ti piace. Allora, nel nostro livello suoniamo perché ci piace. Esatto. Poi chiaramente superi un certo livello e suonano per, chiaramente per i soldi, ma perché sono persone che sono straconosciute. Io non so, Luca Colombo è un super turnista, un super musicista, un professore incredibile, eccetera, suona per lavoro,
chiaramente uno che suona per Mina, per Celentano, per Zucchero, insomma, per questi grandi suonano per lavoro. E quindi non si accontentano. Cioè, noi suoniamo per divertirci. L'ultima cosa che guardiamo è proprio il guadagno. Esatto, sì, sì. È quello che se ne va. Sì. Okay. Per conto fine anno, pletri, corde, ho cambiato i pick up, questo e quell'altro, quanto ho tirato su? Meno. Ma sai che non lo faccio più questo conto. Bravo. No, beh, io non lo faccio più da tanti anni ormai. Sì, perché poi... quando ero piccolino, negli anni 80 ancora in Italia si girava tanto, si suonava tanto, c'erano i locali che ti facevano suonare, c'erano i Mediterranei, discoteca Mediterranei che ti faceva suonare nella sala sotto, c'era il Nautilus che ti faceva suonare, sei bravo, veramente. E quindi si girava un po', però con gli anni poi è più proprio quello che spendi che quello che guadagni. Poi noi siamo fuori di testa, quindi sì. 3x2 la chitarra. Vedevo oggi un video di un youtuber che diceva: le chitarre sono strane, non si capisce. Io ieri ho comprato questa chitarra nuova e non capisco perché oggi è già vecchia e devo comprare un'altra. È colpa della chitarra, si invecchia troppo in fretta. Sì. Poi ogni tanto c'è proprio voglia di... Cazzo, proprio voglio una chitarra nuova. Esatto. Vuoi bere una bella birra fresca d'estate, esatto. La stessa roba. Che poi magari la vai, la provi, eccetera, e non è come questa. Sì, sì. Però io mi devo bene con questa. Però vabbè, poi ne hai in giro, sparsa. Bene Paolo, mi ha fatto veramente piacere. Anche a me. La chiacchierata che abbiamo fatto qua al salottino, ripeto, il 21 di dicembre al CAV di Gallarate suonano, andiamoli a vedere, io se riesco sarò in prima fila e poi spero date nuove. Sì, sì, ci stiamo attivando. Bene, grazie di essere venuto qua, lunga vita al blues e grazie, noi ci vediamo per la prossima intervista. Buona serata.